prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi. Primo film coreano a vincere la Palma d'Oro a Cannes, Parasite conferma il talento eclettico e l'impegno politico di Bong Joon-ho, che mette a confronto una famiglia ai margini della società con un'altra così ricca da esserne al di sopra, in un conflitto di classe dalle spietate sorprese. Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Tornato in Corea dopo i trascorsi hollywoodiani, il regista ha cercato un progetto più piccolo, pensato per il teatro e limitato a due sole location, due case speculari. Bong però ha il cinema nel sangue. Quando immagina, lo fa per inquadrature e dice di aver finito per scrivere una sceneggiatura già cinematografica. Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti. Fermati. Jessica, figlia unica nell'Illinois a Chicago, ero nella stessa classe di tuo cugino. L'idea del resto la covava da decenni. Da giovane, mentre faceva il tutor ai figli di una ricca famiglia, si sorprese che questi avessero una sauna in casa e sognò di introdurre tutti i suoi amici in famiglia attraverso vari lavori. È quello che i poveri Kim fanno con i ricchi Park, ed è impossibile fargliene una colpa. Quando piove, la loro abitazione seminterrata si allaga, mentre nella villa il diluvio ha un'occasione per giocare. Ma cos'è? Disinfestano! Chiudi la finestra. Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis. Bong ha costruito la casa dei Park intorno a una scala, ispirandosi al più celebre film del suo regista preferito, Psycho, di Alfred Hitchcock, di cui inoltre riprende il colpo di scena spiazzante che a metà fa slittare il film nel genere. In Parasite si passa dalla commedia al thriller, ma cambiare di registro non è una novità per Bong, che spiega di non farlo per calcolo, bensì in modo naturale, per raccontare le diverse emozioni della vita quotidiana. E con Parasite, avvincente e stratificato, è riuscito a convincere tutti, tanto che potrebbe essere il primo coreano ad arrivare all'Oscar. Sono ricchi, ma anche gentili. Sono gentili perché sono ricchi.